Cari amici, ben ritrovati. Ritorniamo dopo le ferie estive. Nuova puntata di Vente il Territorio. Si ritorna alla festa settembrina di Corbanese e con noi la nostra carissima amica Michela Campardo. Ben ritrovata. Ciao. Michela. Ciao, Luigi. Presidente della Proloco. Sì. Si riparte alla grande anche quest'anno. Eh sì, abbiamo fatto quest'estate di grandi avvenimenti e adesso chiudiamo le nostre sagre con questa festa settembrina, che sai che per noi è la festa del paese, è una festa importante. E iniziamo dalla fine, un ringraziamento a tutte queste giovani leve e meno giovani, certo, che ogni anno ti danno una mano a organizzare questa bellissima festa. Assolutamente, guai se non ci fossero i volontari, dai più piccolo al più maturo, come si suol dire. No, no, siamo in tanti per fortuna. Michela, ho visto quest'anno però qualche novità nel menù. Sì. Quindi raccontaci un attimino. Sì, siccome abbiamo perso una piccola festa che di solito era da noi a luglio, che era la festa dei cacciatori, abbiamo aggiunto, per cambiare un po', abbiamo aggiunto la specialità delle lumache, degli scios con la polenta. Sì. E sembrerebbe che già, visto che noi siamo aperti alle prenotazioni, sembra una cosa che piace. Una cosa che piace e sicuramente piacerà ancora di più sapere che la festa è fino al 17, quindi invito a tutti i telespettatori a venire a trovarvi, esatto, qui a Corbanese per altri due weekend. Allora, io spero tantissimo che voi passiate di qua a Corbanese. Noi siamo aperti fino al 16, perché il 17 c'è il pranzo comunitario degli anziani del comune di Tarzo, quindi è un pranzo riservato solamente a loro. Vi aspettiamo con tutte le nostre specialità, con tutta la nostra musica e le orchestre e tutti i ragazzi che lavorano qua. Ti faccio fare un ultimo appello. Vediamo qui. Il nostro solito appello. Sì. Per avvicinare le persone. Certo, le porte sono aperte, venite a scoprire che cos'è la Proloco. Grazie. Grazie a te, Luigi. Noi diamo appuntamento per questo weekend, festa settembrina corbanese. Michela e tutto il suo staff vi aspetta e vi assicuro c'è tanta roba da mangiare e anche dei buon vini da degustare. Quindi